Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Io sono appena andata a comprare le cose per decolorarmi i capelli perché non li sopporto più, sono orribili. Non so perché l'ho fatto in macchina, mi sembrava carino. Ciao! Nel caso non mi avessi ancora spiegato che cosa voglio fare oggi, voglio riprendermi la ricrescita con la decolorazione. E finalmente non ci saranno più quelle persone che mi dicono: ma perché ti fai la tinta solo fino qua? Dai, vi faccio tipo un velocissimo tutorial, ma giusto perché mi piace fare i tutorials. Allora, prima di tutto servono dei guanti, e li ho usati tipo un sacco di volte per farmi la tinta, li uso per lavarmi i capelli per non rovinarmi le unghie. E quindi niente, usate i guanti, mi raccomando, usateli perché sono molto più utili di quello che si pensa. Perché bisogna essere sì delle donne chic, ma anche delle lavoratrici. Allora, l'occorrente sono un piatto che ho usato per mangiare delle patatine. Poi un misurino che tipo di solito è dentro la polvere decolorante. Allora, noi prendiamo la nostra polvere decolorante. Che io odio, cioè è davvero insostenibile questa polvere. Cioè, è talmente insostenibile che l'hanno chiusa in una bustina, perché forse è l'ora delle forbicine, perché comunque le forbicine non mancano mai. Se notate, nella vita, se non ci fossero delle forbicine, che senso avrebbe la vita? Allora, mettiamo questa dose di polvere. Ok, dovrebbe essere la consist giusta. Ok, allora, non so, iniziamo? Lo facciamo? Sicuri? Ok, io ho finito. È stata un'impresa ardua, mi prude tutto. Non vorrei togliermi questa cosa dalla testa, però credo che me ne farò un'altra, perché ad un certo punto, tipo verso la fine, l'ho finita. Comunque, niente, ci vediamo la prossima cosa che fa. No, dopo che mi lavo, facciamo il punto della situa. Punto della situa. Punto della situa. Comunque, no, no, no. Allora, questo è il risultato della seconda decolorazione, ovvero praticamente proprio ieri mentre facevo la deco qua sopra, ho deciso di farla anche sotto. E sotto appunto i miei capelli erano già decolorati perché ho deciso che li voglio fare più chiari possibili. Ciao! Questo è il risultato dopo la seconda decolorazione qua sopra.
Non è come volevo, ma non ce la faccio più. Nei prossimi giorni mi farò la tinta, sarà l'ultima clip. Finirò con dei capelli forse decenti. E niente, volevo solo farvi sapere che sono distrutta dalla vita in questo momento. Quindi niente, addio. Ok ragazzi, oggi siamo qui riuniti per fare la mia tinta. Allora, io uso le Crazy Color, il colore burgundy. Sono andata alle cinesi a comprare un balsamo, il balsamo che costasse meno di tutti, perché le voglio diluire più del solito. Vedrei come viene. Perché non lo voglio fare scuro come lo faccio di solito. Almeno io non è che lo faccio tanto scuro di solito, però voglio provare a farlo più chiaro. Boh, non lo so, vediamo che cosa viene. Ho sentito un po' di ragazze su YouTube che hanno i capelli colorati, italiane, che hanno sconsigliato la Crazy Color, ma e io calcolate che uso solo Crazy Color da anni. Io ho provato le Directioner, non mi ricordo come si chiamano esattamente. Ho provato le Manic Panic, mi sembra, e le Stargazer, che sono, diciamo, le più conosciute. E le prime due non mi hanno attaccato. Forse avevo i capelli troppo scuri, non lo so. Ah, finalmente mi vedo con un colore decente, però ho tipo la milza. Comunque, ho finito tutto il balsamo. Cosa dire? Secondo me non attaccherà molto bene. Secondo me ci saranno molte parti biondine. Però, boh, sinceramente, meglio di come ero prima. Prima mi riattacco queste due unghie. Ok, sono andata dai cinesi per comprare il balsamo. E tipo, boh, ho girovagato un po'. Vabbè che mi servivano le strisciette depilatori di dito perché voglio farmi i baffi. E poi, sempre rimanendo in tema beauty, ho comprato questo deodorante che ho in mente di mettere nella borsa della palestra, perché ovviamente bisogna lavarsi. No, bisogna mettere... Ragazzi, mettetevi il deodorante. Poi ho preso questa crema di Betty Boop. L'ho presa principalmente perché era di Betty Boop. E poi c'era scritto che ha la ciliegia. E mi piace la ciliegia. Dai, ma sa di... Oh, ok. Mi sembra di... di gin tonic. Oddio, ma fa davvero schifo, mi ricorda il gin tonic. Poi ho preso questa crema, quest'altra crema viso all'aloe vera dell'Equilibra. Sentiamo se questa puzza. Cavolo, l'altra me la sono spalmata dappertutto. Allora, adesso so di gin tonic, quindi non sento. Poi l'ho messa lì in fondo. Ok, credo che sappia di aloe vera. Ah no, un buon odore, ottimo. Ho preso questo ombretto che è fantastico. È bellissimo, cioè è unico, nel senso. Inoltre si abbina anche alle mie unghie. Vabbè ragazzi, io ho impiegato 5 minuti della mia vita, no ma in realtà sono 12. Vabbè, comunque ho impiegato 12 minuti della mia vita a farvi questo video.
Cioè, in realtà non questo, nel senso, cioè, questo video dura 12 minuti, poi lo farò durare 3 perché tanto parlo inutilmente e tipo mi attacco le unghie e dico, oh, ok, dai, ciao. Questo è il risultato. E in camera sembra molto più fucsia, però, cioè in camera, nell'iPhone, no? Però non è così fucsia. Come vedete si vede lo stacco, che qui sopra erano più scuri, più aranciati. E devo ancora fare una decolorazione, però tra un po'. Tuttavia, il risultato non mi dispiace affatto. Quello che mi dispiace sono le mie sopracciglia. Sono odiose, odiose. Niente, comunque mi piace, poi adesso mi spunterò un pochino, sono molto rovinati, ma comunque.